Nella mattinata di lunedì 7 ottobre alle ore 10.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna e del commissariato di polizia di Stato Santa Viola sono intervenuti in via Cavaliere Ducati, dove è stata segnalata la presenza da parte di una pattuglia dei carabinieri in transito per altro servizio di un soggetto in stato confusionale. Una volta immobilizzato, le pattuglie di carabinieri e polizia lo hanno seguito presso l'abitazione dove appunto lamentava la presenza di soggetti che lo avrebbero minacciato, ma il soggetto albanese, invece di sentirsi rassicurato dalla presenza delle forze dell'ordine, assumeva un atteggiamento sempre più sospetto. Sospetto fino a quando poi non sono stati trovati dei rimasugli di una sostanza polverosa bianca su tutte le superfici dell'abitazione che hanno indotto gli operanti ad approfondire i controlli. A questo punto il 26enne albanese, oltre ad avere un atteggiamento sospetto, diventava sempre più aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, sia dei carabinieri che di polizia, tanto che si è reso necessario un intervento dell'aliquota di primo intervento effettiva al nucleo radiomobile dei carabinieri di Bologna, che hanno provveduto a metterlo in sicurezza in attesa del 118, nel frattempo allertato, per poterlo sedare. Da qui è scaturita una perquisizione domiciliare, all'esito della quale sono stati rinvenuti circa 37 kg di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, e 70.000 euro in contanti, sui quali sono in corso accertamento per capirne la provenienza. Questo intervento premia la determinazione, la caparbietà, il piglio e l'attitudine del personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato intervenuti. Questo perché un intervento del genere con una persona in forte stato di alterazione psicofisica di regola si gestisce attraverso la messa in sicurezza e la chiamata a un'ambulanza, mentre invece in questa occasione il personale intervenuto ha voluto approfondire, ha voluto capire anche i discorsi disconnessi di questa persona, e questo atteggiamento ha premiato con un eccellente risultato operativo posto in essere dalle due forze di polizia.